amici del canale Malik Patrick, bentornati qui nel video della serie del Kujigiri, per lo specifico nel sesto taglio. Oggi andiamo a affrontare il Jin, ovvero la conoscenza dei pensieri altrui. È un taglio molto importante perché andiamo praticamente a salire con i chakra, arrivando al chakra della gola, il quinto chakra, un chakra molto molto importante perché ovviamente riguarda la comunicazione, la nostra parte un po' più interna. Non voglio preannunciarvi niente, io vi consiglio di ascoltare questo video perché tutti coloro che soprattutto sono interessati al concetto della comunicazione, io vi consiglio di ascoltarlo perché sicuramente vi sarà d'aiuto. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua di nuovo amici, un caro saluto a tutti quanti e benvenuti in questo video di nuovo. Abbiamo visto la presentazione, oggi parliamo di questo sesto taglio, un taglio molto molto importante perché riguarda proprio la conoscenza dei pensieri altrui, più che al fatto della conoscenza dei pensieri altrui è legato a un concetto di comunicazione, di quella voce interiore che noi tutti abbiamo, quindi è una profonda connessione con il nostro io interiore. Diciamo è un po' il complementare di quello che era il taglio precedente, il quinto. Ok, il Kai, perché il Jin rappresenta diciamo quella parte più interna e quindi andiamo a analizzare il Vishuddha, ovvero il chakra della gola, che è quello che è il chakra proprio legato alla comunicazione, ok, alla nostra voce, alla ghiandola tiroide. Allora, prima di tutto andiamo a vedere l'esecuzione di questo taglio. Jin! 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 Abbiamo visto l'esecuzione del Jin e andiamo subito ad analizzare proprio come viene fatto. Avevo detto che ovviamente è il complementare diciamo del Kai, okay? Ovvero se non l'opposto diciamo, un po' lo Yin e lo Yang. Mentre il Kai sono i legami esterni, quindi quello che ci connette, ok, nelle relazioni, no? Quindi sono i legami esterni, la nostra energia si connette a quella degli altri, si relaziona con quello degli altri. Nel Jin andiamo ad analizzare l'energia a livello più interno, quindi con il nostro io, quindi sono le connessioni interne, i legami interni. Allora, l'esecuzione avveniva in questo modo, il Kai, vi ricordate che si intrecciano le dita in questo modo, intersecandole così, e ovviamente tenendo i pollici così a mo' di preghiera, dicendo Kai, espirando profondamente, ok? Sentendo l'armonia intorno a noi, la capacità di perdonare, il cuore che si apre. Nel Jin è molto più introspettiva la cosa. Innanzitutto le dita vanno incrociate in questo modo e si intersecano facendo in modo che i polpastrelli si congiungano ognuno con praticamente il corrispettivo dell'altra mano. Quindi andiamo ad intersecare le dita in questo modo. Chiudiamo in questo modo, quindi vedete in questo modo fate così e intersecate anche i pollici che si devono incrociare in questo modo, ok? Quindi devono incrociarsi il più possibile, ovviamente, per quello che riuscite. E ovviamente una volta eseguito ovviamente l'intreccio, fate Jin. Espirando, concentrandovi praticamente sul chakra della gola, sulla vostra gola, sul vostro suono interiore, sulla vostra voce interiore, quindi dovete sentire praticamente quella voce interna a voi. Questo è questo taglio è praticamente il significato, la conoscenza dei pensieri altrui. Quindi il significato di legami interni sono quelle correnti di energia che ti connettono con il tuo io praticamente, ok? Perché l'energia non è che si connette soltanto con ciò che è esterno, quindi come diceva il Kai, nel taglio del Kai, durante la relazione ci relazioniamo all'esterno, ma l'energia è anche e soprattutto interna, quindi ci connette anche con il nostro io, quella nostra parte interiore, che è quella voce che risuona dentro di noi, è per questo che ovviamente si parla del chakra della gola, che è a questo livello praticamente, ok? Quindi è un fattore legato molto alla comunicazione e alla capacità di esprimersi, questo è molto molto importante. E l'obiettivo ovviamente di questo taglio è arrivare a praticamente sentire quello che pensano gli altri, i pensieri altrui, senza che queste altre persone praticamente parlino. Quindi si percepisce, si comprende il pensiero degli altri
quasi come se fosse praticamente proprio la telepatia. Infatti l'iconografia è il Saimenjutsu, ovvero la via del cancello della mente, che è il significato sostanzialmente della telepatia, perché praticamente attraverso questa connessione interna con quel nostro lato interno profondo, lo spazio profondo interno, abbiamo anche la capacità che in quello spazio in cui noi sentiamo la nostra voce possiamo percepire anche lo spazio interno degli altri, quindi ci connette soprattutto a quello. Quindi il concetto è: si entra in profondità dentro di sé, nel luogo senza parole, e in quel luogo senza parole possiamo percepire anche il luogo senza parole degli altri. Questo è molto molto importante, perché è legato, come dicevo, alla comunicazione, alla capacità di esprimersi, che a volte non è semplicemente una comunicazione sostanzialmente verbale, ok? La comunicazione, bisogna anche capire, non è che parte dalla voce, ma parte dalla mente, dall'energia, da una frequenza. Anche il suono parte da una frequenza che si manifesta attraverso il nostro chakra, ovviamente, della gola, perché vibra. Ecco, noi possiamo percepire quella frequenza ancora prima che il suono venga emesso, come spiegavo ovviamente nel taglio precedente, e questo ci permette di percepire ovviamente anche ciò che pensano gli altri. La comunicazione è anche ascolto interno ed esterno, come dicevo, quindi non è soltanto quando noi parliamo, ma soprattutto anche quando ascoltiamo, quando riceviamo, legato soprattutto all'udito. È nell'esprimere con accuratezza ciò che sentiamo mediante soprattutto la frequenza della voce, questo quando il suono viene emesso, ma prima ancora che viene emesso c'è una frequenza mentale che andrà a muovere quel suono, ovviamente interessando la ghiandola della tiroide, le corde vocali, i polmoni, la respirazione, tutta quella parte sopra, ok? Quindi anche una parte delle braccia, perché le braccia fanno parte anche di comunicazione, la comunicazione è anche non verbale, quindi attraverso i gesti che fa un'altra persona. Vuol dire che noi, se abbiamo chiaro il libro, questo chakra, e soprattutto capiamo questo taglio, anche attraverso i gesti o attraverso senza che lui parli, ok? Che lui ci dica quello che sta pensando, noi possiamo percepire il pensiero. Ecco perché significa cancello della mente, comprensione dei pensieri altrui. Il Vishuddha, come vedete, è praticamente un chakra, il primo dei chakra superiori, di colore azzurro, un colore che simboleggia tranquillità, che simboleggia ovviamente anche l'acqua. L'acqua che cos'è? È un grande elemento di connessione, è un grande conduttore, diciamolo così, quindi conduttore, che vuol dire che permette le comunicazioni. Quindi il taglio, andando ad interessare il quinto chakra, quindi interessa di conseguenza l'esofago, la gola, parte dei polmoni, i denti, la mascella, tutto quello, quella parte che, con cui noi comunichiamo, con cui noi parliamo, ci fa capire l'importanza per cui questo chakra deve essere compreso. A volte purtroppo non sappiamo esprimerci, oppure magari non riusciamo a manifestare le nostre idee, la nostra intenzione, non perché magari non siamo bravi a parlare, perché qui non si tratta di saper parlare, si tratta di saper comunicare, e quello è anche un fattore di vibrazioni, di carisma, ok? La comunicazione supporta tanti aspetti, così come l'ascolto, perché molto spesso le persone che parlano tanto sono magari incapaci di ascoltare. Ecco, questo è molto importante. Infatti il sesto taglio, no, è vero che significa comprensione dei pensieri altrui, ma comprensione dei pensieri altrui significa anche ascolto dei pensieri altrui. Quindi noi dobbiamo essere capaci di ascoltare prima noi stessi e poi gli altri. Allo stesso tempo saremo capaci di comunicare e capire quello che loro vogliono comunicare, senza magari che anche ancora non abbiano e non hanno parlato, non hanno emesso il suono, perché ripeto, il suono parte ancora prima, mosso da una vibrazione energetica, come dicevo, per il Kai, che l'energia, i fatti avvengono, ok, le manifestazioni dei fatti avvengono mossi da una manifestazione energetica antecedente al fatto che avviene al momento. E questa è la stessa cosa, solo che riguarda molto più la parte interna. Quindi prestare attenzione a come comunichiamo, a noi stessi, agli altri, ascoltare, sono tutti fattori che aiutano lo sviluppo di questo potentissimo elemento, perché è quello che ci fa capire le intenzioni degli altri, altrimenti non saremo in grado di, tra virgolette in gergo, di leggere la mente.
Una volta che si comprende questo, non è che dobbiamo pensare ovviamente di leggere la mente, verrà automatico, perché la mente in automatico è vuota, è potente, si espande e sa quando ascoltare, quando comunicare, quando ingannare ovviamente, perché subentra anche il fattore inganno, che bisogna anche dire che attraverso questo taglio praticamente, il Jin si può apprendere anche come formare una barriera mentale capace di bloccare l'intenzione del nemico che cerca di percepire quello che noi stiamo facendo, quindi crea una sorta di scudo mentale che protegge la nostra intenzione, perché noi dobbiamo sì essere capaci di percepire l'intenzione dell'avversario, ma no, dobbiamo essere anche soprattutto capaci di non far capire la nostra. Quindi il fattore mascherare l'intenzione è una cosa fondamentale, perché i ninja soprattutto in questo erano espertissimi. E mi ricordo che non soltanto i ninja, anche gli assassini, gli Assassin, no, se avete letto la storia, cioè io ho letto il libro, c'è cioè un aneddoto molto importante, che sicuramente è anche un aneddoto che vi è capitato durante la vita. Nel libro, oltre alle tante tecniche che fa vedere, quindi che tante cose sono anche state create, dice una cosa essenziale e vera. Dice: quando spedinate o seguite qualcuno, spesso quella persona potrebbe sentirsi scrutata. Noi dobbiamo essere capaci di scrutare, ok, osservare, ma senza farci percepire, perché tante volte vi è capitato che magari vi sentite osservati, magari, no? Vi girate e quella persona magari vi stava fissando. Quella sensazione di sentirsi osservati, oppure quando lo fate voi, magari quella persona si gira e dice: ma mi stavi osservando, e poi vi girate di scatto. Ecco, questo è un esempio di come, sviluppando questa importantissima e fondamentale capacità, sarete capaci di non far percepire la vostra intenzione, di mascherare l'intenzione. Infatti, tutti gli individui esperti che hanno sviluppato questa potentissima capacità sono degli abili negoziatori, e soprattutto sono dei grandissimi comunicatori, carismatici, sanno coinvolgere le masse, e non serve necessariamente essere ovviamente istruiti, occorre ovviamente risuonare con la vostra frequenza, con la propria frequenza, in modo corretto. Quante volte vi è capitato di sentire: che bello quella persona, mi piace come parla, mi coinvolge come parla, adoro ascoltarla, ti cattura, no? Quelle persone che hanno la capacità di coinvolgere le masse, quelli hanno il chakra, diciamo, della gola, notevolmente sviluppato, magari inconsapevolmente, ma hanno compreso questa potentissima capacità, e una volta che si comprende, ovviamente si continua praticamente ad aumentare, ma la prima cosa che loro sanno fare è soprattutto ascoltare i propri interlocutori, ascoltare soprattutto se stessi, perché se non siamo capaci di ascoltare noi stessi, non saremo capaci di ascoltare i nostri interlocutori, non saremo capaci di parlare, non saremo capaci di coinvolgere. Quindi espirate mentre vi concentrate in questa posizione delle mani, percependo la voce che è dentro di voi. Dovreste percepire praticamente delle vibrazioni, dei movimenti, percepire la vostra energia molto potente attraverso questa parte del corpo, la zona dell'esofago, la zona della gola, che poi è quella con cui noi, come ho detto finora, ci esprimiamo tramite il canto, tramite la scrittura, tramite il parlare, tramite la musica, che sono tutti, l'udito soprattutto, tutti i fattori legati alla comunicazione. Detto questo, cari amici, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questo sesto taglio praticamente, che è molto molto importante, perché è il taglio legato alla comunicazione, alla comprensione dei pensieri altrui. Ragionateci sopra, provate ad applicarlo, che vi aiuterà soprattutto se fate un lavoro in cui vi relazionate con gli altri. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, mettete un commento, spiegatemi le vostre esperienze se ne avete avute, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci vediamo direttamente al prossimo video di sabato. Un caro saluto da Malik Patrick e ovviamente grazie a tutti. Jin, alla prossima.